Buonasera a questi gentiluomini. Buonasera. Questa abitazione è di Dio. La vostra persona merita di meglio. E non vi avevo promesso che vi avrei portato in paradiso? Mettetevi comodo. Che le vostre reni non si stanchino troppo prima del dovuto. La signora ti sta aspettando. Attenzione che il cavallo non si allenti prima della giostra di questa notte. Avanti. Felice sera alla magnificenza vostra. Sono qui per servirvi. Grazie di essere venuto con quell'ospite. Il prigioniero d'amore è di là. Vi considero un buon amico di questa casa. Prego, buon servitor. È molto silenzioso. Per una cosa simile non mi sarei fidata neanche di un parente. Voi sapete cosa capita ad una vedova per una tale cosa? Silenziosissimo. E me ne dimenticherò non appena mi avrete pagato. Ho capito. Come devo compensarvi? Ditemi. Nena non ve l'ha detto. Lasciamo stare i pochi spiccioli di quella povera zotichetta. Nena non sa vivere. Lasciamoli. Allora quanto? Devo dire che è stato più difficile del previsto. Non voleva assolutamente venire. E se non fosse stato per il mio intervento, non si sarebbe mai convinto. Quanto vi serve? Ditemi. A una persona amica come voi, che cosa chiedervi? Un bel paio di calze di lana rosse? Magari colmi di mocenighi nuovi di zecca. Nel tallone? Fino all'orlo. Grazie. Passate per di qua. Allora, andrò a dare un'occhiata in cucina. Sono felice che siate qua. Maggior gioia è la mia per esservi degnata di accettarmi nella vostra casa. Vi prego di scusarmi se così licenziosamente vi ho fatto venire qui. Non vi dovete scusare. Per me è come stare in paradiso. Sto pensando la stessa cosa di voi.